Partito il riscaldamento, ecco voi qua il Grand Combe Under 15, ci sono anche delle vecchie glorie delle Greville, in particolare Michel Chiattone Bordon, che vedete il suo ciuffo inconfondibile, e di qua con la maglia rossa le Greville Under 15, l'Under Villa stavo chiamando. A dopo, verso le 18.30 saremo da voi, ciao! Buongiorno a tutti, siamo qua da Gressan, è cominciata adesso la diretta e Greville, la partita scusate, e Greville Under 15 contro Ciao Arconte, è incominciata adesso la partita e Greville Under 15 contro Gran Combe, l'amichevole, la panchina del Gran Combe con i ragazzi pronti e prestiti, salutano e... ciao a tutti, abbiamo qua la panchina delle Greville. Simo, dai, non c'è nessuno, pubblico, no, ma non ti allargare, spingi, è in attacco delle Greville in questo momento. Ciao a tutti, ciao Bruno. Gioca nel Gran Combe Michel Bordon, che l'anno scorso, la prima stagione l'anno scorso era nella Greville, dopo tanti anni ha preso un attimo di pausa sabbatica e l'ha preso per l'NBF, quest'anno è stato acquistato dal Gran Combe per 62 milioni di euro. Pagati comoderate da 127 euro al mese per i prossimi 120 anni. 0-0 questo inizio di primo tempo. Mendez la passa giù, sali rapido. Ecco Michel Bordon, punta del Gran Combe, che la passa sulla sinistra, si allarga, Michel davanti alla porta, tira e becca Federico Rossi. Michel, una garanzia, era espertissimo nel gol davanti alla porta. Michel Chiattone Bordon, il Bordi per gli amici di Instagram. Sale le Greville, sulla destra, sulla fascia c'è il Principe, passaggio a... oh, Nastasi che becca la traversa. Becca la traversa, rimbalza all'interno, probabilmente all'interno della linea, ma l'arbitro non vede e non è gol. Cade a terra Mattia, non viene dato il fallo. Ecco di nuovo Chiattone. Michel. Un po' inconfondibile di Michel. Con le spalle al muro. Ecco di petto Chianese, sono stati amici e compagni, sono tuttora amici, ma sono stati compagni di spogliatoio per anni. Ecco Chianese fuori gioco per Nastasi. Grazie a Nastasi abbiamo un pubblico anche ligure che guarda le nostre partite. Nastasi quest'anno non ha fatto le vacanze, si è dovuto sacrificare tre mesi in quel ovunque. Ecco Bettan, che è rientrato dalla crociera, è atterrato domenica con suo jet personale qui ad Ostia. Mendez la gira su Gigno, attaccano alto la squadra sulla difesa delle Greville. Ecco Gigno sulla fascia destra, sale su Chianese, Chianese passa la palla al Principe, il Principe scatta, è più veloce, non è più veloce, si arrende.
Dario. Parte da dietro il portiere sull'ex capitano del Quart, quest'anno al Gran Combin. Sono diversi ragazzi che l'anno scorso giocavano nel Carca, sono qui al Gran Combin. Comincia a scappare, comincia a scappare. Sì, bravo, fa lo stesso, bravo, fa lo stesso. Ciao Leonardo Monei, sei sugli spalti o sei online? Prima ho visto solo papà, quindi credo che tu sia at home, da casa. Ray la passa a Rao, di nuovo il principe si allunga la palla, la allarga, la fa l'assist, porta direttamente al portiere. Ciao Stefi. Quelli con la maglietta rossa sono delle Grevilla, i ragazzi con la divisa fosforescente sono del Gran Combin, tutte e due categorie under 15. Il Gran Combin parteciperà ai campionati provinciali e le Grevilla ai campionati regionali. È caduto Rao, molti dei ragazzi del Gran Combin sono anche ex EDF. O comunque sia, mi vorrei correggere, il mister del Gran Combin è Norbiato, ex mister EDF Under 15. Norbiato è un ottimo professionista, ex dottor, o attuale dottore, ma è comunque in pensione, e conosciuto anche per le sue mimiche facciali. Espressioni naturali. È un personaggio. Ciao Futraz. Ciao Saron. Corrobiato. Oggi maglioncino blu e azzurro. Vai in mezzo adesso, vai in mezzo Fusani. Vai il taglio, dai. Da Andrea Studio. Vai il taglio. Per fare il look. Ecco. Proprio per l'evento, sapeva che c'era il set fotografico nella diretta. Sì, bravo, bravo. Ecco, cerca di uscire dall'impasse del Greville. Sale con Esquisito, la punta su Nastasi. Esce il portiere e respinge. Sei lungo Simone, Emma. Sei troppo lungo, troppo lontano Simone, tutte le volte. Michel Bordon la tira e arriva però Chianella che la riperde, la tiene il Gran Combin. Bordon sulla sinistra. Bravo Greg, ottimo Greg, Emma. Ottimo. Emma. Ciao nonna Rosa. Andiamo in panchina delle Greville, il Pela, poi abbiamo Pozzan, Andrea Pelù, gemello maschio, poi c'è Ryan Sabatino, Edoardo Letta, Jacobucci, Frank Fosson e Monet. Sale Gobbo Tommaso, detto Er Principe. Fa la finta davanti al portiere, di nuovo sul portiere. Arriva Nastasi tira la bomba, alta. Bravi lo stesso, dai. Simone, ti passerà sempre via perché è più veloce di te, ma accorcia prima. Non posso girare e partire alla lunga. D'accordo, Simo? Accorcia prima. Guarda dov'è. Riparte da dietro. No. Gran Combin. Mattia Paico la passa a Chianese. Chianese deve intercettare Rao, ci pensa Gigno. Bordon la passa all'avversario. Federico Rossi su Mendez nel suo portiere. Ecco, Enrico, Gino, su Chianese, si allunga Chianese, prosegue la corsa, Rao su Ray,
Rey prosegue, cross e c'è Nastasi che però la mette leggermente fuori. Ah no, è gol. È gol? Perché vai là? Come serve andare là? C'è già Andrea. No, però aveva delle palle in rete allora. Perché l'ha presa? Ah, perché l'ha presa? Ah. Corner, batte Mattia Paico di destro. Matteo. Esquisito. Batte esquisito di primo, sul primo palo scusate, arriva il principe, fa la corsetta, la passa, è esquisito, esquisito, crossa, porta. Si scaldano due ragazzi del Gran Combe, ex quarto. Da indicazioni mister Mendez, telefonate di lavoro, bisogna che Vanea sia Pagnotta per poter fare le dirette. Cade Chianese, fischia l'arbitro, primo fallo. Muovila, muovila. Sentite nel sottofondo il mister Turato, che dà indicazioni sui ragazzi. Domenica incomincia il campionato regionale, prima in casa per le Greville Under 15 contro il Venaria Calcio. Domenica 10:30 a Gressan. Fuori adesso, fuori, vieni Andrea! Abbiamo qualche fanciulla sugli spalti che guarda la partita, maglia rosa e maglia nera. I genitori, gli irriducibili. Esquisito Renato direttamente dal poltrone in casa, ha messo la diretta direttamente sullo maxi schermo da 65 pollici ultra piatto, vero Esqui? Di verità è lì col home theater e guarda la partita. Ecco Alessio, il figlio, che respinge la palla verso il portiere. Vai su, vai. Batte pallo laterale. Vai a fare la sua posizione là. Ricordo che troverete. Ah, è Esquisito dice che non è sul divano con l'home theater con 65 pollici, ma è direttamente con 65 pollici in giro perché è in giro a far commissione. Ciao Luca. Eddie. Ecco in area il Gran Combe. Ci pensa Ray, respinge l'attacco, prende la palla, la recupera, esce, recupera il Gran Combe. Ci pensa Gigno. Tomate di Nazzo. 0-0 primo tempo. Metà primo tempo. Esquisito dice che ha 65 pollici in auto perché sta girando col cabrio. Ha una vecchia barchetta d'epoca, valore stimato 72.000 euro, c'è abbastanza, e il 65 pollici da 8.500 euro. Invece il navigatore ha messo il 65 pollici, interattivo tra l'altro. Vicino, no, 3 metri.
sinistra, passaggio centrale su Esquisito, Alessio che invece di guardare 65 pollici Martina qua sul campo. Rao, cerca di girarsi Rao, si allarga su Julien Betan che dovrebbe fare un assist sul secondo palo. Anastasi che la ripassa, Betan che la ripassa, se la ripassa, in poco palo se la ripassa. Esce si allunga, ecco, corre Michel, insiste Michel, ci crede, arriva Nicola Rossi. Ricordiamo che Michel e Nicola Rossi hanno giocato per tanti anni insieme, hanno condiviso. Siamo a 0-0, Renato, ma non vedi bene, sono 65 pollici, che cazzarola. Bravo, Simo. Giocala. Stiamo giocando col modulo 8-8-2. Staccati Gigi, veloce. Ce l'hai, veloce. Gigno la passa a Mendez. Abbiamo Chienese, perde la palla Chienese. Ecco Michel Bordeaux. Sta per entrare in area, la gira, la passa indietro direttamente a Betan. Ah, ecco, Michel non ha ancora capito, forse non gioca più con le griglie. No, scherzo, ha capito benissimo, però sembra facile da dietro lo schermo, da dietro una macchina fotografica o da un 65 pollici, ma non è così semplice, vero? Esquisito, era in fuorigioco ma l'arbitro non ha fischiato. Ecco il principe che segna il primo gol, 1-0 e Greville. Marco, uno, allora siamo in 1-0 e Greville, il correttore suggerisce Pozzano Lobo, è messo Lobo. Eva! Tiro! Bellissimo tiro del Gran Combin, Tommy ha stirato sopra la traversa, stava entrando la porta. Fosse stata un po' più bassa, l'avrebbe sicuramente messa dentro. Il croce dei pali bella sulla, leggermente sulla traversa. Mendez sale su Betan, Chienese, viene attaccato da Mici, di nuovo Betan, Mendez. Fabio! Chienese. Mendez. Esquisito. Mendez viene anticipato, recupera Mendez, Chienese cade, si inciampa. Bravo Giorgio, dai stai in giro però, gira la palla, ecco Andrea, principe, vieni. Tira, Asia, bravo, calma, vieni dentro adesso, Giulia, guarda l'azione, Giulia, sempre, veloce, mettiti a posto, Simone, presto, guarda presto, presto, quello non dobbiamo fare. Paico la passa largo sulla destra al principe che fa un assist. Anastasi è la terza volta che tira in porta, purtroppo non riesce a entrare la palla. Il portiere la respinge oltre metà campo. Mendez la passa direttamente a Rao, di prima
Esquisito si infila in centro, riesce a fare sfondamento, Esquisito salta l'uomo davanti al portiere, tira, parte, parata! Grandissimo portiere del Gran Combin. Giulien Bettanti ne parla. Esquisito, sfondamento. Recupera il Gran Combin. Ecco, Michel che viene sulla riga, anticipato da Mattia, va fuori la palla. Ecco Mendez su Ray. Di tacco Gobbo su Ray, si allarga Ray sulla destra, ciao Valentina, ed è segna, però era fuori gioco. Giuse, anche stavolta, nonostante sia entrata, non vale neanche stavolta. Giuseppe Anastasi oggi non riesce a segnare. È inferocito Anastasi. Largo, Giorgio dice di parlare. Non vogliono dargli il gol a Giuse. Mendez. Anastasi. È piatto, Flavio. Su Canese. Ecco di petto il Gran Combin. Lo allunga in area, il Gran Combin sta entrando in area, cadono lui e Mendez, mani di Mendez. Vediamo cosa fischia l'arbitro. Oh, hai solo una giocata se c'è un uomo dietro. Oh, all'arbitro, a destra, a sinistra. A destra. Lascialo. Altro cambio del Gran Combin. Pronti ragazzi, si stanno scaldando su ordine del mister Turato, scusate, Nicola Borbiato. Bettan su Esquisito, viene intercettato dall'ex capitano del CAR. La palla, ciao Roberto, direttamente da Emaville, dal divano di casa, e Kuk ha acceso il monitor, 82 pollici direttamente della parete, e arriva e segna Mattia Paico sul passaggio di Giuseppe Anastasi, che anche in questa occasione gli viene preso il gol. Che... Egreville, Paico, palla al centro, batte Michel Bordon, sale Anastasi, vediamo se riesce stavolta. Mannaggia. Sale il Gran Combin. Fuori a favore, fuori dal Gran Combin. Di prima Bordon, recupera il Gran Combin, Rao si allarga sulla destra su Ray sul Principe, tiene la palla in campo il Principe, sulla destra, oh, di poco non entra in porta, tiro. Pronto a entrare un altro cambio su ordine del mister. Sale la squadra del Gran Combin, passaggio su Rossi Federico Gigno. No, perché Flavio,
vedere, ma la giocata di l'amicizia con lui, non staccare. Entra a metà. Bravissimo la difesa del Gran Combin, che di taglio ha portato via la palla sul piede a Betà. Pronto a battere il corner Mattia Paicco. Fuori dall'area lì, vieni a marcare lì. Sarei dietro, Sul primo palo viene intercettato dal Gran Combin, che rimane in campo la palla, il principe. Passaggio del Gran Combin, bella uscita del Gran Combin, recupera Ray. Mendez sale, cioè sale, retrova, passa Federico. Pronto Bordeaux ad attaccare il portiere. Gigno su Ray. Chianese, fuori gioco di Mattia Paicco sul passaggio di Chianese. Batte la punizione sul gioco Gran Combin. Eccolo, bella palla. Passaggio di Mendez su Rossi. Rossi centrale su Chianese. Andrea che deve svegliare. Ecco, dai. Dai che c'è Nastasi da solo, fa gol. Che dici? Fa. E fa gol, porta vuota. Non ci crede neanche Nastasi, non ci crede. Palla al centro, batte Bordeaux Michel, piattone Bordeaux. Gira la palla al Gran Combin. Riesce a salire. Mendez. Fuori gioco. Ma perché la giochi con lui? Quante volte ti ho detto di non toccare per entrare? Quando c'è un avversario vicino. Oh no! Bravo, Nasta, scusate, esquisito sul ragazzi, devono fare attenzione al fuorigioco, l'arbitro è molto attento, la squadra di Norbiato gioca alta per agevolare, diciamo, l'errore del fuorigioco. Mattia Paicco scarta l'uomo, viene intercettato la palla del Gran Combin. D'accordo Pietro. Sale il Gran Combin. Su Michel Bordeaux, viene preso, arcionato da Mendez, che col tacchetto saluta Bordeaux e gli dice ci vediamo in piazza. Ciao Uyemi, ciao Aurora. Nelle stories di Instagram trovate mezza rovesciata di Mattia Paicco in diretta. Troppo alta la palla, purtroppo. Ciao Gabri. Difra.
Com'è Gabri? Bella palla, piena. Domenica 10:30 si gioca il campionato regionale, il Greville contro Venaria Calcio. In quel di Gressato. Chianese centrocampo. Andato! Rao, Rei, sale Rei sulla destra. Viene bloccato Rei, esce il portiere, palla in mano. Ciao Ilario. Mattia Paico in centro, si allarga su Rei. Di nuovo Rei, dopo il gioco fatto da Gobbo, fa un assist Rei, viene intercettato dal Gran Combe. Batte il fallo laterale Rei Simone delle Greville su Gigno. Gigno di nuovo Rei, petto Rei, pollo Gigno. Gigno su Principe, anticipa il Gran Combin, non viene contrastato da Gobbo, perde la palla Gobbo sul contrasto di Michel Bordon. Chiattone Bordon, recupera il Gran Combin, sale il Gran Combin, si allarga. Gioca, non l'ha visto. Dai. Fa un assist il Gran Combin, riesce a tenere palla, la passa indietro. Gira la palla di Gran Combin, di sfondamento, viene intercettato. Riesce il Le Greville a respingere l'attacco. Ciao Andrea. 3-0. Gabri, tutto ok? Anche tu, vero? Domani si comincia a scuola, ci vediamo in qualche modo. Devo portare il sacchetto che mi ha prestato la tua mammina per i libri, devo restituirlo. Prova a tirare, sono più, ci hanno chiuso, prova a tirare te. Come vieni, con l'ape, con la macchina, con la moto, come vieni? Prova a tirare te, sono piantati loro, sono i nostri uomini. Ha fatto grabbi, se non ho capito male, è un sacco di fanciulli in classe, vero? Bravo però. Ti toccherà devi conoscere tutte. Mannaggia. Domani inizia la scuola per tutti gli studenti valdostani che non vedevano l'ora di entrare in classe. Mitch di sfondamento, tiene palla Mitch. La gira in centro, la richiede, vediamo se gliela ridanno. Vedi lui che fa la palla. È un anno meno di voi. Greg. Guarda il 2006. Dai, botta. Rientra Gran Combin. Cale, buttato a terra e punizione. Batti te, Tommaso. Convinto, Ma che senso ha? Siamo più di compagni lì. Fallo lì. Che senso ha? Teo, Andrea. La battete, Batte la punizione. Tommy. Chiede barriera al Gran Combin. Stanno decidendo chi batte. Vince, lo sai dove devi stare? Pronto, Vince. Sistema la barriera Federico Rossi, il portiere delle Greville. Vince. Batte di prima sulla barriera. Gran Combin ribatte, ma c'è Vince. Federico. Stare di qua. Sei già di là, Greg. Sale Rao, ex giocatore di F. Allenato l'anno scorso dal Carlo Norbiato, che quest'anno è mister del Gran Combin. Ciao Iride. Finito primo tempo, 3-0 per Egreville. Gabri, ragione dura, tutte ragazze. Mannaggia, qualcuno si deve sacrificare, toccato a te. Ho detto 4-0 ma è 3-0, scusate. Un attimo di pausa, ci vediamo per il secondo tempo. Non cambiate canale, mi raccomando. Partito riscaldamento. Ecco qua il Gran Combin Under 15.
ci sono anche delle vecchie glorie delle Greville, in particolare Michel Chiattone Bordon, che vedete il suo ciuffo inconfondibile. E di qua con la maglia rossa le Greville Under 15, l'Underville stavo chiamando. A dopo, verso le 18.30 saremo da voi. Ciao! Ormai essere a targetizzare, ma tra virgolette. Ecco la panchina delle Greville, pausa primo tempo, sta vincendo 3-0 le Greville, questa amichevole qui a Roisin con il Grand Combin, allenata da Carlo Norviato, ex giocatore del CAR e dell'EDF, ma ci sono anche ragazzi del Grand Combin, ci sono anche degli investimenti in questo momento, tra un attimo ricomincia secondo me. Carlo Norviato, ex giocatore del CAR e dell'EDF, ma ci sono anche ragazzi del Grand Combin, ci sono anche degli investimenti in questo momento, tra un attimo ricomincia secondo me. Sì, l'amichevole. Che sta ricominciando, le quadre stanno entrando in campo per il secondo tempo. Ricordiamo un amichevole. Secondo me è meglio questa in panchina, Ho capito, però. Tra qualche secondo entrerà in campo anche le Greville. Sta facendo dei cambi il mister Curato. Ricordiamo che domenica incomincerà il campionato regionale. Ecco il Pela ragazzi, direttamente per voi. È sceso da Saint-Christophe per salire a Roisin. C'è anche Ryan Sabatino, grande punta delle Greville. Norviato, questo primo tempo l'ha passato. Notate la capigliatura, è uscito da Andrea Studio, aveva appuntamento qua alle 6 alle 5.45, è uscito da Andrea Studio per voi, sapeva che c'era la diretta. Saluta tutti Norviato, grande mister. Era 1.82 adesso. Bravo, bravo, vai all'interno, Raya. Perché sennò... sali, mate. Cambiato il campo, quindi i ragazzi delle Greville adesso devono giocare sulla destra, devono far gol, scusate, sulla destra, e i ragazzi del Grand Combin sulla sinistra. Ciao, ci troppo schiacciato! Retropassaggio, in porta c'è Jacobucci, il Pela prende la palla, c'è Frank 3-0, Giuse. Secondo me non l'ha fatto, doveva annullare. O non era vicino e non entrava, o quello che ha fatto era fuori gioco. Non ti schiacciare. Però ha fatto un assist perché stava facendo gol, ma gliel'ha fregato Mattia sulla linea di porta e ha fatto gol. Ecco passaggio del Pela. Pela su Ryan Sabatino. Sabatino la ripassa al Pela. Di nuovo il Pela su Raya, Raya di destro, tira e anticipa Mattia Paico il 4-0 su assist di Sabatun. Bella giocata, Pela, Raya, Raya, Pela, taglio, Ryan Paico. Non di capelli, Pao, arriva. Nico, area piccola tua palla, Ma vieni l'arco, Lorenzo. Vieni. Cambiato anche il portiere del Grand Combin. Cerca di uscire il Grand Combin dall'impasse. Di il Pela, prende la Pela. Edoardo, il primo uomo, sale, si districa. Passa a Pozzan che è entrato. Ti ho detto di scalare. Alessandro, vieni dentro e puoi alzarti. Raya. Ecco di nuovo Paico. Paico sulla linea largo. Di area. Largo, largo. Pao, alza la squadra. Monei tiene la palla in campo. Squisito. No, sì, è Squisito. Di nuovo è Squisito. Anticipa il Grand Combin. Rao. Rao su Pelù. Un nuovo ingresso anche lui. Esce Jacobucci. Vieni dentro, ce l'ha, il Pela prosegue. Ciao Giada.
ecco Pozza in area, lui è il portiere, fa il cucchiaio, ma esce. Alessandro, bravo, l'esterno, bravo. Questo è tuo, non è di lui. Due ore, devo dire. Vai dentro lì, Lorenzo. Lorenzo, lì dentro devi andare. Qui a Roisin è cambiata la temperatura, è andato via il sole. Cambi di temperatura sono classici. Devi venire su a centrocampo, lascialo a lui quello, vieni dentro. Ryan, Lorenzo, Ryan. Ti capisci o no? Prima però, okay. Poi se ce la sganciate ti andiamo a salutare la panchina del Madonna, esterno alto e sta a fare il difensore. In panchina abbiamo Michel, il codino. Abbiamo tutti i ragazzi senza capelli, non hanno i capelli corti, nessuno con i capelli lunghi. Qui a quel del Grand Conven i parrucchieri non fanno fare. Pietro, prova a giocarla! Dai, corcia lì, accorcia! Oh, sono tutti schierati! Guarda come siamo male messi! Muovila, muovila, crea lo spazio! Sale, è squisito, si allunga. Vai dentro, sinistra. Alessandro! In area, c'è Pozza! Tira, Alessandro! Ed è gol, Edo, il senti a Zidu. Ma come fai a allontanarti? Devi uscire l'avversario! Okay. Vedi, tutto Ale. Schiacciato! Ale. Perdiamo c'è palla lì! C'è Rabone! Calmo, aspetta, si allarga, muovila, muovila, si crea lo spazio, ma muovila. Ma te, non è che dobbiamo sempre fare la percussione. Dai, che va bene, dai. Bravo, Alessandro, dai. Vieni al centrocampo, va. Dai, dai. Aspetta che andiamo. Alessandro, dai. Vediamo chi c'è in panchina, oltre ad Andrea Gentile, professionista di fama mondiale. Abbiamo Julien Betan che è appena atterrato domenica col soggetto personale. Abbiamo Ray, abbiamo il principe che ha lasciato il casato oggi per venire qui a giocare. Abbiamo Gigno, Rossi. Chi c'è qua? Chi c'è qua? Chi c'è qua? Chi c'è? Nastasio che forse riesce a metterla dentro. Oggi in tutti i modi ci ha provato. L'ultima volta era gol, era il suo, battia sulla riga di porta e gliel'ha fottuto. Stasera Nastasi offre la pizza al portiere. E abbiamo Frank Fosson, si sta scaldando perché vuole fare gol. Frank Fosson, l'uomo del gol sulla riga di porta, la fa di testa, la fa di rovesciata, ma lui c'è sempre. Ecco il principe e Julien Betà. Allungati Ryan, allungati Ryan, Ryan, porta via l'uomo, via. Vieni qua! Guarda dov'è l'uomo! Fatti vedere! Edo, vai, fatti vedere! Di Greg, Tommy! Stai facendo la punta adesso! Adesso vaso! Alessio, calma! Muovila! È per la percussione proviamo! Sali, Edo, portami di su! Bravo! Tiro in porta di Pozzano. Domenica, prima di campionato, Egreville contro Venaria Calcio. Vieni, allargati qua, allarga! Vieni, gioca. Vabbè, comincia anche con calma. Buono, gioca, muovila! Vieni dentro! Mattia Paico, siamo 5-0. Calmo, Edo, alza la testa! In primo tempo, 2 in questo secondo tempo. È andato! Pozza, Edoardo! È davanti alla porta, tira ed è parata dal portiere che esce. Andrei, quando se c'è la palla qua, non c'è nessuno che ti presta, puoi battere anche te. Però in genere deve fare Raya. Se loro non ci seguono. Tiro. C'è Raya sulla destra. Sei solo Raya, solo. Tirati veloce, tirati veloce. La palla. Alessandro, lì. Raya, sfondamento. Di destro Rao è dentro. Segna il gol Rao. I suoi ex compagni, ce ne sono parecchi, o più che altro il suo ex mister. Quindi 6-0. 6
Riro e Greville. Non lo mandare Seno, dai, non lo mandare. Dai, dai, Rao! Cosa? Oggi è il compleanno del nonno Salvatore. Auguriamo buon compleanno al nonno Salvatore. Edoardo. Ce l'hai! Quando possiamo darla? Nato nel 1942. No, Salvatore, no, Edoardo. Ma quello fai in tasca che sei adesso! Bella. No, sei fuori gioco, Raya, sei fuori gioco di 8 metri! Raya, ma cosa la chiami? Ma se sei 8 metri fuori gioco! Cosa fai? Occhio, Sabrina. Fashion style, Sabrina, vai dentro, vai dentro, vai dentro! Direttamente online, per noi. Paiko! Vieni, Paiko! Cranky, pronto a segnare anche. Edo! Paiko, vieni! Lascia Frank davanti. Tommaso! Edo! Flavio! Esce, se esce lui! Ti devi fermare te! Francesco Fosso! Guarda dove sei, Alessandro! Non ti nascondere, Edo, ce l'hai! No, ce l'hai, ce l'hai! Bravo, ok! Sali ora! Bravo! Dai, veloce! Monei, Cico, tira Cico, Frank Fosso sul piede, per poco lo mette là dentro. Vieni, ma ti fa saltare, tienilo lì, mordi veloce. Morde. Buono. E c'è... Dai, Lorenzo! Ecco Frank Fosso, di destra. Sale. Vieni con me. Non lo portare esterno. Calma. Pozzan si allarga, Pozzan centrale, tiro, bella, incrocio, 7-0. Dai, non lo portare esterno. Bravo, ce la ricomincia, rimuovila. Raya ricomincia, la muove. Muovila. Bravo. La gira su. Muovila, veloce. Chianese. Bravo. Su Cicco, fa la fitta Pozzan. La tiene Chianese, la tiene Cicco, tira di destro, portiere. Vieni, Raya, piano piano. Ragazzi, si vanno a far la doccia. Pellu di sfondamento, si allarga Pozzan, di nuovo Pellu, fa il cross Pellu, c'era pronto, forse uno a fare gol. Batte l'angolo Flavio Chienese, no, bravo, vuoi farlo. Jaco! Vai a prendertela! Oh! Su Cicco oh, su Pela di sinistro, viene intercettata la palla, Cerao,
Rao. Edo. Ah, Mario, l'ultimo uomo. Bravo, muovila. Edo. Tiro. Va bene, va bene, va bene, è finita almeno. Via, via, via. Aspetta Frank, forza, guarda Frank cosa fa. Cicco, Frank, di testa Frank. La passa in uno a Cicco. Tira Cicco e c'è Ryan. La tiene in campo. No, non la tiene in campo, solo lì. Frank Fasson su Pozzano, Rao, finta su Frank, cioè squisito, pela, gira, palla, no scusate, è Chianese, è squisito. Muovila, muovila! Muovila Flavio, muovila, da! Flavio, Flavio! Pela! Ascolta qua, gioca due toppi, ti stai troppo... Hey. Sei troppo via, calmo, calmo. Oh, prova solo a dare ordine, Flavio, ok? Prendi solo quel compito, dai ordine. Sei pronto per la scuola domani? I libri, conoscere tutte le tue amiche, le tue compagne. Bisogna sacrificarsi, qualcuno deve fare conoscenza. Bravo, muovila, 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 muovila. Muovila sempre, Edo, gioca due compiti. Muovila. Parte sempre il tuo, Partono sempre loro, Capisci? Di parlare. Ilario. Dai. Dai Alessandro. Dai. Stai là. Ce l'hai, ce l'hai. Rao su Fosson, Fosson scarica su Pela. Guarda lì, ecco, stai qui. Pela su Iauci. Quando giochiamo a tre, chi dobbiamo cercare? Edo dobbiamo cercare. Molestano ti cerchi Edo che esce. Andiamo a farci... Ce l'hai. Ok. Calmo. Guarda, sei fuori gioco, Raya! Fuori gioco! Raya, non ci abbiamo la perna, non ce l'abbiamo, vai dentro! Rao, Rao, sale Rao, sale Rao, viene di nuovo anticipato dal Gran Combè! È sempre fuori gioco, sempre! Vieni, 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 non ti fa saltare, ok? Non lo fare andare esterno, non lo fare andare da esterno! Ok, bravo, vieni, vieni, Raya! Vai, vieni l'altro, vai, vai, qua! Bravo! Vai, cambia! Cambia! Lancia sta palla! Rao, Rao, temporeggia, Mattia, pressione Raya, ma temporeggialo! Raya, non ti voglio dietro, ecco, dietro la linea della palla, bravo! Ok, e poi cominci a allargarti, guarda come, guarda l'azione! Non andare solo distinto e basta, sennò fai chilometri a zero! Cioè, ne fai un sacco di chilometri! Calmo! Calmo! Ma ce l'hai, ce l'hai! Raya, 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 in questo momento qua, quando il portiere in difficoltà, cerchiamo sempre gli esterni. Muovila, muovila! Muovila! Sale, fuori gioco, Raya, fuori gioco, fuori gioco. Oh, sei sempre fuori gioco. Guarda che l'abbiamo fatto bene. Te rimani in centrocampo insieme a Stefano, Alessandro. Tu vai di nuovo, fanciullo. Paolessa, vai di là, gioca di là a destra. Pietro, vieni qua a sinistra. Devi cercare a mezza luna. Vieni di qua a sinistra, basso. I due centrali le fanno Carbaio e... E allora, c'è quattro volte, fuori gioco. Dai. Vieni dentro quando serve, però. Diagonale, Pao. Anticipa Rao. Calmo, calmo, muovila. Bravissimo, vai, vai. Sali, sali. Pozzan, Pozzan. La passa a Cicco. Cicco tira su Rao. Rao la tira alta. Oh!
Ryan ci prova. Recupera Ryan. Bravo, giocala adesso. Giocala. È la porta. La riprende Ryan, la passa a Pozzan. Pozzan su Cicco. Cicco. E come sempre posso, la mette dentro, viene parata, bravo Cicco. Forza, manca poco Suami, i ragazzi che erano in panchina come vedi non ci sono più, sono andati a fare la doccia. Muovila, ce l'hai. Ricomincia Alessandro, sei sempre fuori. Siamo posizione, ce l'hai adesso. Tre quarti del Matteo, tempo. Di nuovo. Muovila Edo. Matteo Pozzani in porta, tira ed è 8-0. Parte il gioco, rimane la palla in campo, c'è di nuovo Bordo in campo, fai il taglio prima, vuole vincere a tutti i costi il Gran Combè, con Bordo vuole recuperare 8-0. Ale, non è possibile. Non serve pressare così. Siamo testimoni noi stessi. Lui serve. Presidio la campionato a Piemonte, finalissimo con Pianezza, dove si perdeva 5-0 e si è vinto 9-6. Non così per dire, giusto per ricordare. Carico. Bravo. La passa a Francuzzo che la prende di coscia. Eschi. Pozza di tacco. Tu, ma prima devi salire! Devi accorciare! Non fa la ballerina lì! Ma no, dopo! Quale recuperato? Dai, vieni dentro, accorciare! Dai, vieni! Guarda dov'è, Nur! Vanessa! Pao! Vieni dentro! Giacomucci, su Rao. Bella. Luca. Sale Edoardo, la passa a Cicco, lunga, ma c'è il portiere, bravo, che la spazza via. Così! Dai, vieni Pao! Belli. Vieni Pao! Giacomucci. Va bene, dai! Vieni, Nur, vieni! Dov'è lui? Bello! Non far così! Parte da lì lui! Dai, Matteo! Dai, dentro! Vieni, Matteo! Ripartendo con Lesqui. Cicco. Carvalho! Sali! Riculano tutti, bravo! Garba! Ma siamo mai... Non possiamo essere lì e c'è la linea di difesa sotto il piede. Non andare verso la porta, ci ha già coperto l'altro. Vieni fuori! Vieni Pietro! Vieni dentro, Pietro! Vieni fuori! Vieni nu! Mancano 12 minuti alla fine del secondo tempo. Cicco. Con Pozza, il portiere esce e spaventa tutti. Fa risalire, fai mettere, dai Carvalho. Non è possibile che... Nico, gli esterni, devi cercare...
entra Pazza a bordo dell'area, tira ed è 9-0 sull'incrocio dei pali. Esce Tommy, entra. Altro cambio del Gran Combe. Vai, vai te, vai te, Lorenzo, vai te. Vieni Carvaio, vieni. Vado, vai centrale insieme a lui. Vai. Centrale insieme a lui, vieni in marcatura. Vieni portiere. Esquisito, esquisito sulla sinistra. Tira di tiro di sinistro, paratona del portiere del Gran Combin che riesce a respingerla in corner. Batte l'angolo esquisito. Sul secondo palo c'è Pozza che fa il dis. Dietro. Fai sempre la corsa verso il portiere. L'avversario deve seguire, giusto? Poi lo prende il portiere la palla. Portate pazienza.